E ciao a tutti ragazzi, io spero che mi sentiate, Spero che mi sentiate. Tanto bevo un caffettino. Svapatina. Ciao Yusuf. Hello. Ciao fratellone. Come va l'audio? Si sente bene? Ciao Alessandro. E ciao anche l'altro Alessandro. Ciao Ale. Come state ragazzi? Mi sentite? Mi date un feedback? Ciao Ale. Madonna quanti Alessandro. Alex è il condensatore, ma si sente l'audio? Si sente l'audio, Alex? Tanta roba, mi fa piacere, Alex. Saluto tutti, ragazzi, ciao ragazzi. Ciao Manuel Star 88. Alessandro May, molto meno ovattato dell'altro microfono, ora è perfetto. Oh, mi fa piacere ragazzi. Finalmente ci siamo arrivati. Ci ha pensato Jessica. Vedete? Me l'ha regalato lei. Ha detto, mo ci penso io a te e mi ha preso questo microfono. Spero che il volume vada bene, ragazzi. Ciao Danielino, ciao. Saverio, ciao Lallo, si sente forte e chiaro, puoi fare Sanremo. Grande. Max, ciao Lallo, ammazza che microfono. Hai visto che regalo? Che regalo. Alex dice, puoi anche alzare il volume del microfono senza che rimani attaccato, fidate. Ma se va bene già il volume così, lo lascio così, perché sennò troppo forte, Alex, poi disturba magari a voi che sentite. Alessandro dice, quel microfono arriva da Sanremo. Grande, sì sì, è qua roba seria. Walpole, ciao Walpole, ciao, come stai? Che si dice? Ragazzi, avete fatto il caffè? Cantaci una canzone, dice Alessandro. Si potrebbe fare un nuovo format in cui facciamo cantare tutti quanti. Potrei pensarci. Emiliano, ciao Lallo e tutti. Ciao Emiliano, ciao, ciao. Ragazzi, avevo necessità di farmi sentire perché ho avuto un audio per questi giorni veramente bruttissimo. Ho surdato innamorato, grande. Grande Ale, davvero, ci vorrebbe, ci vorrebbe. Walpole, Belin, ma te bevi il caffè di pomeriggio? Walpole, io prendo 7-8 caffè al giorno, l'ultimo caffè prima di andare a dormire, quindi ti ho detto tutto. Alessandro, la canzone. Sì, sì, ho capito qual è, Usurdata innamorata, sì, sì, ha voglia, voglia. Alex, sì, sì, va bene, basta che ti ricordi di stare vicino al microfono. Se a uno è alto, abbassa il volume del suo telefono. Ma rimani così che si sente benissimo. Grazie mille Alex, grazie mille. Grazie per il feedback. Mister No, ciao Lallo e ciao a tutta la mitica chat. Ciao Mister No, ciao, buon pomeriggio. Alex, buon pomeriggio a tutti. Alex saluta tutti. Alessandro, Lallo, sto aspettando che mi arriva il GLS. Non vedo l'ora. Tanti liquidi e primo Genesis. Mitico, mitico, mitico Alessandro, mitico Alessandro. Walpole, devi trovare uno sponsor di qualche miscela caraibica. Ci avevo pensato, Walpole, ci avevo pensato. Secondo me il connubio caffè svapo potrebbe dare ottimi risultati. E mi pare che non ci abbia ancora pensato nessuno, eh. Quindi le cialde di Lallo Svapo potrebbero arrivare presto, eh. Alessandro, io sono al quinto caffè pochi minuti fa. E ora l'attacchia sullo Speed Revolution 2019. Mamma mia, Ale.
E allora stai proprio alla grande. Io, ragazzi, sono col Bishop 2 in meccanico oggi. Gli ho messo il latakia della TNT, la linea 20, e sto godendo come un matto. Tra un po' dovrebbe arrivare un amico del canale che si chiama Antonio. E lui era molto intenzionato a prendere il mood di Telly's Mod. Magari si fa quattro chiacchiere dell'atomizzatore, io ce l'ho, sicuramente me lo rigenero e ci schiaffo su una bella English mixture della tabaccheria, di quelle belle arroganti. Intanto lo prendo. Faremo quattro chiacchiere sui tabacchi, quattro chiacchiere sul BYKV10 e poi, ragazzi, di quello che volete si parlerà come sempre. Alex dice: vado di caffè. Grande Alex, vai, vai. Alessandro, se arriva presto il corriere, provo la mia prima rigenerazione a mesh e ti dico: grande Ale, mi farebbe piacere, mi farebbe davvero piacere. Mister No, io ho appena fatto caffettino corretto e Sambuca. Lo vedi che sei il numero uno? Io soltanto caffè, ma mi sa che tra un po' il grappino lo vado a prendere. Alessandro, ai mio amico Ale, sul 2 usi due hairpin da 1? Allora, Ale, ho messo due hairpin da 0,8. Mi sto trovando bene. Ti dico la verità, mi sto trovando bene. Walpole, caffè Lallo, svapa e prenditi un momento per te. Slogan da paura. Madonna, Walpole, così mi fai fare i milioni di euro tempo zero solo con questa frase. Grande. Comunque ci possiamo pensare, eh? Non è male, non è male. Yusuf, ciao Yusuf. Demi, ciao Lallo, vorrei acquistare il mio primo rigenerabile. Hai dei consigli? Guarda, Demi, ce l'ho qui adesso, in questo momento, il Bishop V2. È facile da rigenerare, è abbastanza versatile, quindi vai bene con liquidi dolci, cremosi, ma anche con i tabacchi. Quindi il consiglio è Bishop V2. Mister No, il mood di Tellis è un signor atomizzatore. Sì, molto bello, molto bello. Il mio amico Alex. Pure il focus va benissimo, intendo che si vede anche benissimo. Alla grande, fratellone, grazie mille. Piano piano, piano piano ce la faremo. Grazie di cuore, Alex. Yusuf, I don't understand. I'm sorry. Davide Ferraro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Davide saluta tutti. Alessandro dice: scappo che mi esce la piccola da scuola. Buona live e giornata a te e a tutti. Ciao Ale, grazie per essere passato. Buona giornata. Henry, il mio amico Enrico. Ciao Henry, mitico. Ciao a tutti. Appena rigenerato il Bishop 2 e sto cercando di capirlo. Diciamo che dopo i primi quattro tiri sono andato in secca, ma ora sembra andare. Allora, Henry, a me questa cosa capitava anche sulla prima versione. Secondo me il Bishop in generale ha bisogno di 3-4 tiri a vuoto prima di fare il primo tiro, 3-4 tiri a vuoto, e poi anche durante la svapata, ogni tanto, parlo dei primi momenti, ogni tanto un tiretto a vuoto. E poi parte, una volta che parte, Harry non si ferma più. Alessandro, datemi anche un bike ASE. Demi, ah, ok, aspetta, aspetta, no, ho letto male, ragazzi. Alessandro dice: Demi, anche un bike ASE puoi spendere un po' di più. Eh sì, anche il bike ASE è tanta roba. Walpole, il Bishop 2 è stato un buon acquisto. Come dicevi, va bene. Sì, Walpole. Molto molto bene, molto molto bene. Guarda, io lo sto usando tantissimo. Praticamente ce l'ho sempre rigenerato e mi piace anche esteticamente, mi piace molto più del primo. Ha un'estetica veramente bella. Poi guarda in meccanico. Io per esempio questa combettina qui l'adoro. Col tubetto Fakir's Mod, guarda, è il suo. No, è un
Gran bell'atomizzatore, molto molto bello. Saverio Golino, Lallo, secondo te quanti ml di liquidi al giorno si possono svapare? Perché io arrivo quasi a 14 ml al giorno. Ma guarda, Saverio, non c'è una regola. Non c'è una regola. C'è soltanto la regola del buonsenso. Il buonsenso, diciamo, ci sussurra che dovremmo svapare sempre meno. Però se tu hai appena iniziato a svapare, oppure sei un assiduo svapatore, pur di non tornare alle sigarette, se svapi 14 ml, svapati 14 ml. Cioè, nel senso, non c'è mai una regola. È tutto soggettivo. Tutto soggettivo. Intanto c'è anche il mio amico Antonio che probabilmente è entrato. Vediamo se... Anto, non ti vedo comunque. Devi cliccare sull'invito di StreamYard e non so se devi fare la registrazione. Ancora non ti vedo. Abo Nasser, thanks my friend. Ciao Abo. Davide Ferraro, Saverio, io ho avuto un periodo da 50 ml al giorno, vai tranquillo. Infatti, non c'è nessun... Cioè, nel senso, ognuno sa i propri parametri. Henry, Urca, mi sono accorto adesso del signor microfono. Infatti, come dici tu, ho cominciato a dare qualche tiro a vuoto, anche chiudendo i pin, e adesso sembra andar bene. Lo sento molto ittoso. Sì, Henry, ha un hit molto presente. È più ittoso del Bishop prima versione. Sì, sì, è vero. È un po' più secco, ma un atomino, secondo me, veramente è uscito molto, molto bene. Alessandro May, io ho risolto il problema alimentazione sul Bishop usando la punta da 2 invece che quella da 2,5. Meno cotone e di conseguenza fila liscio. Anch'io, Alessandro, uso sempre la punta da 2. Da quando ho fatto la punta da 2, sia sul Bishop 2 che sul Bishop 1, mi trovo molto molto meglio. È vero, pure io. Emma, ciao Lallo, su Baica SE che rigenerazione fai? Premetto che io uso Cantala 1 28 gauge. Su Baica SE io di solito faccio 5 spire su punta da 2,5, Cantala 1 27 gauge, oppure Ni 80 28 gauge, più o meno sono quelle che faccio. Manuel Star 88, Lallo, sotto tuo consiglio, 6 spire punta da 2 mi esce da 19 ohm? Non penso, Manuel. Forse volevi dire 1,9 ohm. Magari fammi sapere meglio, scrivi un altro messaggio. Walpole, sì, ci sta bene. Sì, ci sta molto bene sul tubo di Fakirs. Walpole, sì, no, mi piace veramente tanto. Cioè, mi piace proprio gustarmelo anche al tatto. È un bell'oggettino, mi piace tanto. Paki, Lallo Svapo, ciao. Forse è arrivato Antonio. Vediamo. Anto, mi senti? Sì, ti sento, però la mia immagine non la vedo. Neanche noi, non ti vediamo. Un attimo che vediamo se la... Così ho spento la videocamera. Non capisco perché... Forse devi attivare la videocamera. Aspetta, vediamo se qua qualcuno ha toccato qualcosa. Vediamo. Scusa, ma... Così è chiusa, com'è? Mamma mia. L'audio è perfetto, Anto. L'audio è perfetto. Sì. No, un attimo, forse magari perché devo aprire qua la videocamera, aspetta. Così ho rimpicciolito. Le impostazioni sono... Anto, intanto leggo i messaggi. Sì, vai, leggi, scusa. Allora, no, vai tranquillo, non ti preoccupare. Paki, mi posso prendere il FEV 4.5 clone come prima rigenerazione? Sicuramente, Paki. Sì, io l'ho avuto. Ho avuto il clone del FEV 4.5, UFTK o SXK vanno benissimo.
vanno bene. Per fare le prime rigenerazioni vanno più che bene. Demi, grazie a tutti per i consigli. Emma, scusa Lallo, domanda anche alla chat, ma poi svapando con nicotina avete problemi a dormire? Allora Emma, io personalmente no, vediamo se qualcuno ti risponde dalla chat. Quello che ti posso dire sicuramente è che se tu hai riscontrato difficoltà a dormire, la prima cosa è sempre quella di andare da un medico. E lì proprio non ti sbagli, così ti analizza in termini medici e vai sul sicuro. Però se mi fai questa domanda, io no, diciamo a me non è mai successo di aver problemi a dormire per la nicotina, non mi è mai successo. Nicola De Comito, ciao a tutti, ciao Nicola. Alex, sì va bene, anche tanti ml, ma vedete bene quanta nicotina avete. Giustissimo Alex, giusta osservazione. Alex saluta Emma. Joilitos, ciao a tutti, ciao Joilitos, ciao. Intanto Anto... io nel frattempo sto litigando con la... Vai tranquillo Anto, vai tranquillo, vai tranquillo. La prima volta che succede, di solito funziona. Non ti preoccupare, intanto finisco i messaggi. Henry, sì, ho fatto 6 spire, punta da 2, canta la 1, 27 gauge, mi è venuta una 0,8. Sì, sì, va benissimo Henry, magari non gli dare tantissimi watt, anche a 15-16 watt secondo me va più che bene. Emma saluta Alex. Davide, Emma, negativo, avrai un periodo che fai fatica, la nicotina non crea sti problemi. Ok, grazie Davide per la precisazione. Henry, ci ho messo il bridge di Vapehouse, la tachia pera e vaniglia, mamma mia che goduria, che conosco bene e sta uscendo ottimamente. Mamma mia Henry, spettacolo, spettacolo. Manuel Star 88, no, una 0,19 ohm. E allora Manuel, c'è qualche problema, che filo hai usato? Dimmi il filo, proprio il materiale del filo e il diametro, riscrivimelo. 0,19 ohm, comunque sicuramente c'è qualche problema. Tony, buon pomeriggio Lallo, come stai? Grazie Tony, quando sto qua con voi sto sempre bene. Grazie di cuore Tony. Walpole, Lallo, sull'SE usi la mia stessa rigenerazione, diciamo che gli atom comunque vanno guardati, di conseguenza ci si muove provando diverse build e guardando anche l'ampiezza del deck e o della camera di vaporizzazione. E beh Walpole, te da vecchio svapatore, da svapatore di vecchia data, ci hai dato una descrizione perfetta. E di questo ti ringrazio, grazie mille. Ragazzi, fate tesoro anche di questi messaggi, perché soprattutto chi viene... Io c'ho questa cosa qua in testa che mi è rimasta dall'esercito, questa forma di stima per chi è in caserma da più anni. E in questo caso, nei tuoi confronti, Walpole, che è un sacco di anni che hai a che fare con fili, atom, rigenerazioni, quindi grazie di cuore, Walpole, grazie davvero. Alex dice UFTK sì, Manuel, ah ok, allora NIO 80 a 28 gauge, no Manuel, c'è qualcosa che non va, col NIO 80 a 28 dovrebbe uscirti 6 spire su punta da 2, una 0,55 secondo me, 0,55 e 0,60, se ti esce 0,19 sicuramente ci sarà qualche contatto magari tra la vite e il filo, oppure non è serrata bene, perché io utilizzo spesso il NIO 80 28 gauge sulla punta da 2, facendo 5-6 spire mi esce una 0,50-0,60, che mando comunque sempre a 15-16 watt, non è che perché ho pochi ohm la spingo alle stelle, assolutamente, perché una punta da 2 va bene. Intanto Alex, Antonio volevo dire, Antonio ha qualche problema sicuramente. Alex dice, Manuel, forse ti sta leggendo la resistenza di un polmonare che c'era prima, perché è molto bassa per quel tipo di rigenerazione che hai detto prima. Giusto Alex, è vero, per il tipo di rigenerazione è troppo bassa, o forse la box era settata con un atomizzatore da polmone, magari legge male la resistenza,
Facci sapere, Manuel, facci sapere. Davide, ma sto Cayman BF che non mi arriva, perché GLS fa pietà? ti capisco, Davide, ti capisco, ti capisco. Poi il Cayman BF, mamma mia, tanta roba. Andre M86, ciao Lallo, ciao a tutti. Per la nicotina, il segnale che si sta esagerando è la nausea, soprattutto se chi come me alterna MTL su 6 da nicotina e polmone a 1,8 di nicotina, da guancia solo tabacchi aromatizzati. Giusto, Andre, giusta osservazione. Sì, diciamo che la nicotina può causare nausea, anche cerchio alla testa, mal di testa, però di solito non crea insonnia. E da polmone, creme e frutte. Ok, Andre. Marco Del Rosso, ciao Marco. Ciao amico mio. Come stai? Che si dice? Intanto qui c'è il mio amico Antonio che sta avendo problemi a entrare. Però siamo ancora in perfetto orario, quindi secondo me ce la farà a risolvere. Manuel 88, sì, con lo Zeus Mesh forse si è impallata. Hai visto? Quindi grandissimo Alex ha individuato la problematica. Grande. Intanto ragazzi, tiro fuori il mood di Tellis Mod. Ulala. Eccolo qui, anche questo ragazzi, atomizzatore molto molto bello, secondo me esteticamente mi piace molto. Vediamo se lo mette a fuoco. Il mood mi è sempre piaciuto ragazzi, un bellissimo atomizzatore. Marco l'avevo salutato, Manuel con lo Zeus, ok. Aurelio Ceccarelli, ciao caro, come stai? Tutto bene? Tutto bene Aurelio, tutto bene, buon pomeriggio a te, ciao. Alex, Gianluca, rimandagli il link ad Antonio. Sì, glielo rimando. Allora, invita. Oh, ok. Invia. Perfetto. Grazie Alex, come sempre, per il supporto tecnico. Aurelio sta bene. Andre, esatto, è tanta sete d'acqua quando esagero, ma quello è più il PG, che è un irritante. Sì, sì, si beve, infatti bisogna bere, ragazzi. Walpole, il mood è ottimo, ne ho presi due. Tanta roba. Allora, vediamo Antonio. Ecco, intanto Antonio lo vedo. Ciao a tutti. Ciao Anto, come stai? Ciao. Mi senti? Bene, bene, sì, ti sento piano, magari adesso perché mi sono collegato col cellulare. Quindi adesso ti sento un po' di più forte. Il tuo audio è molto forte, Anto, forse se lo abbassi un pochettino. Sì, un attimino che te lo abbasso subito e mi lavi il volume. Leggermente, giusto? Adesso? Adesso? Va bene, dai, tanto credo che non dia... No, se lo vuoi lo abbasso ancora se vuoi, va bene così? Sì, prova a abbassare un altro po'. Al minimo ce l'ho così. Ah, ok, allora è alto di default, ma va bene Anto, non ti preoccupare, non c'è problema. Magari provo così com'è? È rimasto sempre altissimo, però va bene Anto, non ti preoccupare, tanto parliamo una alla volta, non c'è problema. Ok, va bene. Senti Anto, come stai? Raccontaci un po' di te, presentati. Adesso io ti sento io pianissimo, non ti sento più, poco fa ti sentivo meglio, sai? No, allora alzalo, se mi senti male alza il volume. Lo alzo tutto di nuovo e vediamo se... Sì, alza tutto, Anto, non ti preoccupare. Oggi... qua, andiamo altro.
Ma tranquillo, tanto anch'io sono un veterano delle prove tecniche in live, quindi non ti preoccupare. Perciò io adesso l'ho aumentato poco fa, ti sentivo meglio. Vediamo così. Prova a Ora mi parlare. senti? Mi senti, Anto? Perfetto, adesso sì. Alla Adesso sì. grande, alla grande, Adesso alla grande. posiziono il cellulare e quindi così mi vedete dritta l'immagine perché sono col cellulare. Sì, io ti vedo bene. Ah, va bene, Ti allora vedo magari bene. devo cercare qualcosa per poggiarlo. Vediamo. Sì, Ma poggialo il si fa. telefono, se no ci viene il mal di mare. No, no, lo sto appoggiando, Gianluca. Sto cercando un posto per. Scusate a tutti, ma oggi è andata così perché il PC non riesco a fargli funzionare la telecamera. Non so il motivo, ma non va. Vai tranquillo, L'appoggio qui. Anto. Cerco qualcosa dove appoggiarlo, se no qua cade. Appoggiamolo qui, vediamo. Così mi vedete, così appoggio Sì, in questa. va bene, va bene. Così non dovrebbe cadere. Ci metto questo qua. Perfetto. Oh, perfetto, così. Sono arrivato, ce l'ho fatto, il caffè è pronto. Allora, buon Quindi, caffè, amico mio, buon caffè. buon caffè anche a voi e a tutta la chat. Perché che è pronto un bel po'. Allora. Allora, Anto, lo sai, io volevo fare una cosa in questa live. Abbiamo in chat un amico è anche un esperto svapatore e mi diceva un utilizzatore di mod, di Tellismod, Ah, del Mood. Io sì, bene, meglio. lo farei entrare, Anto, se lui vuole. Quindi, Sì, certo, ovvio, siamo qua. Walpole, dimmi se ti fa piacere entrare. Però se ti fa piacere entrare, ti metto il link qua nei messaggi. Se ti fa piacere, Walpole, per me è un piacere parlare con te perché volevamo fare un discorso anche sul mood di Tellismod. Quindi, Io nel Anto, frattempo. Io nel frattempo mi rigenero il bike che ancora non l'avevo rigenerato. Tra una cosa e tre videocamera, vabbè, tanto riesco a farlo lo stesso adesso mentre vai parlo tranquillo, con Anto, vai voi. tranquillo. Intanto Cosa. che sì. Allora finisco di leggere i messaggi Sì, vai pure. poi vediamo se Walpole accetta l'invito. Certo. Marco Del Rosso dice: mi sono beccato per la seconda volta in un mese un forte raffreddore dopo aver terminato una malattia per un'improvvisa sciatica. Ammazza Marco, mi dispiace. Manuel, ho tolto le batterie rimesse 0,14, ora faccio la resistenza. Ok, rifai la resistenza, vai, facci sapere Manuel. Aurelio Ceccarelli si sente bene, perfetto. Andre, nel frattempo mi sto preparando un bel po' di liquidi, mi fate compagnia. Grande, Andre. Alex, ciao, buon pomeriggio Antonio. Alex ti saluta, Anto. Ciao Alex. Danielino 70, il VG non irrita ma secca le mucose, ecco perché si beve per reidratarle. Ah, ok, Danielino, ottima precisazione, vedete quante cose che si imparano. Grande. Cristiana, ciao a tutti amici cari, lontani e vicini. Ciao Cristian. Aurelio, con che stai fumando? Forse volevi dire svapando. Sto usando il Bishop V2. Alex, Antonio abbassa uno dei dispositivi o abbassa il televisore, ti dice Alex. Forse voleva intendere il volume, però Anto, non toccare nulla perché sennò poi succede come prima. Io ci provo, così com'è. L'ho Va bene, abbassato. Anto, non ti preoccupare. Va bene, stiamo così per Se no evitare. cambio cuffie, se no, magari No, queste no, no, no. sono. Va bene, Anto, va benissimo. Ema, sarà il mio prossimo Atom il Tellismod che volevo prendere come primo, ma ho preferito il Baika. Ora se ne parla, Ema.
Walpole dice: chi ha aperto StreamYard può regolare i vari volumi. Ah, ok, ok. Ora faccio un po' di prove. Lucky Punkstar, il mio amico Luca. Ciao Luca, ciao amico mio. Ciao Luca. Alex, tu Gianluca si sente bene come all'inizio? Grazie mille Alex, grazie del feedback. Stefano, sto andando alla revisione della macchina di mia madre. Appena sono disponibile ritorno in chat. Ciao Stefano, vai tranquillo. Buon pomeriggio. Walpole, almeno così mi diceva un espertissimo. Ah, ok, ok. Alex, Antonio gira il telefono lateralmente. Ma Anto, va bene così, perché non vorrei che poi... No, ve lo dovete dire voi, perché io l'ho girato, ma non... Ho detto l'immagine è buona, perché non so come vengo... Va bene così, Anto, va bene così. Va benissimo. Sì, cioè, sì, mi dispiace bene, che... No, non ti preoccupare. Va benissimo, va bene, va bene. Io con la tecnologia non vado d'accordo. Queste, Anto, sono tutte prove, perché anch'io a livello tecnologico sono ignorantissimo, quindi non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Allora, Ciccio 89, buon pomeriggio a tutti. Ciao Ciccio, ciao, buon pomeriggio a te. Alex, buon caffè a tutti. Ciao grande Luca, Alex saluta Luca. Stefano, buon caffè anche a te Alex. Stefano saluta Alex. Walpole, purtroppo non posso Lallo, sono fuori. Non ti preoccupare Walpole, si recupera se vuoi. Luca, il nostro amico, ci saluta. Ciao amico mio. Gianni, Lallo, sono da telefono e ti sento appena. Giusto per darti un feedback. Ciao comunque, anche ad Antonio. Ok Gianni. Ciao ragazzi. Però ho altri feedback che si sente bene, quindi forse il tuo telefonino, spero, cioè nel senso, spero che il mio microfono funzioni. Walpole, tra 5 minuti devo andare. Grazie per essere passato, Walpole, grazie di cuore. Davide, peccato che non puoi Wall. Esatto, è un peccato, davvero. Davide saluta Lucky. Alessandro, Lallo, è arrivato l'Atomo, provo a fare la mia prima mezza. Vai Ale, vai. Steven, buonasera e buon caffè a tutti, grandi. Ciao Steven. Gianni, non c'entra nulla il volume, è proprio il telefono che ha l'entrata audio così. Ah ok Gianni, ok. Quindi mi stai dicendo che il problema del microfono, spero di no, mamma mia, incrocio le dita. Ragazzi, riditemi se mi sentite bene. Lucky, il mio amico Luca vi saluta. Luigi, buon caffè Lallo e a tutti, ciao Luigi. Alex, no Gianluca, l'avevo scritto prima ad Antonio di mettere lateralmente il telefono, va bene adesso dopo che l'ha inquadrato bene. Perfetto Alex, va bene. Luigi, sì, si sente benissimo, grande Luigi, grazie, meno male. Walpole, ma certo, molto volentieri, scrivimi su Messenger quando fai qualcosa e hai piacere, un abbraccio a tutti. Lo farò Walpole, il piacere sarà tutto mio e ti ringrazio per la disponibilità e la gentilezza. Grazie di cuore Walpole, grazie. Marco Del Rosso, ciao Luca. Walpole ci saluta. Ciao Walpole, ciao, grazie ancora di tutto. Luigi, Gianluca, comunque da quando è nato il tuo canale a me dà l'impressione che siamo entrati in uno svapo 2.0. Ma guarda, lo prendo come un complimento e ti ringrazio di cuore Luigi, grazie mille davvero. Alex, non sta dicendo a te ma ad Antonio che hai il microfono del telefono alto. Ah ok Alex, ok. Io ripeto, a livello tecnologico ragazzi, la mia strada è tutta in salita ancora. Ciccio 89 si sente perfettamente, perfetto. Alex saluta Walpole, ok. Allora grande Alto. Sì, eccoci. Mentre rigeneri, parlaci un po' della tua vita da fumatore. Sì, da fumatore. Fumavi le sigarette. Sì, certo. Allora, io ho fumato per circa 20 anni, anzi forse per un po' di più di 20 anni. E niente, quando ho tentato più volte di smettere di fumare. Scusate se ogni tanto abbasso l'occhio perché sto qua litigando con la coil, ah, eccola.
Non ti preoccupare, Anto, vai tranquillo. Allora, niente, io ho tentato di smettere più volte di fumare, no? Una volta ero anche riuscito a smettere senza usare nessun altro tipo di dispositivo, no? Perché io reputo un dispositivo la sigaretta elettronica. Ed ero riuscito a smettere, sono riuscito anche per un anno e mezzo senza fumare. Fumavo all'incirca io quanto, dipende, alle volte anche un pacchetto al giorno. In media mi durava 2 giorni, in media. Però dipende anche quanto tempo lavoravo, perché quando sono al lavoro fumavo molto di più, infatti. Diciamo che la sigaretta elettronica non è la prima volta che io mi approcciavo al mondo della sigaretta elettronica, dello svapo, no? Magari all'inizio, e io parlo di tantissimi anni fa, tipo una decina di anni fa pure, io avevo provato una delle prime sigarette, sai, quando ancora nei negozi potevi provare i liquidi che te li facevano svapare e quindi potevi scegliere, ecco. Però devo essere sincero, magari quelle volte sarà perché magari ho provato liquidi fruttati, non è stato un buon risultato, infatti, o anche perché magari le sigarette che c'erano a quei tempi non erano uguali a quelle di oggi, cioè quelle di oggi sono un mondo molto più avanti, perché io mi ricordo che quelle, cioè, lo bevevi il liquido, non lo svapavi. A voglia. Io ne ho una tipo qua, sempre che l'ho presa apposta, questa di qua, se la vedete, non mi ricordo, ma questa già è vecchissima, ah, no? Questa è vecchia, sì, me la ricordo, cioè l'ho vista, molto vecchia quella, sì. Io mi ricordo, cioè, non è che, sì, faceva il suo lavoro, però non l'ho abbandonato subito, diciamo. È successo questo, che poi l'ho preso, l'ho abbandonato e quindi non sono riuscito a smettere quella volta. Poi ho ricominciato con le sigarette, sono stato molti anni a fumare le sigarette, poi recentemente, negli ultimi 6 mesi, ho smesso di fumare, perché io avevo deciso già da molto tempo di smettere, anche perché le mie figlie mi dicevano: papà smetti, fa male, cioè ne ero cosciente, comunque sono cosciente che facevamo. E niente, allora mi sono convinto mentalmente, perché la cosa principale è convincersi mentalmente, perché se no, cioè, esatto. Secondo me, se non ti convinci mentalmente è inutile che cominci con lo svapo oppure tenti cerotti, qualsiasi tipo di rimedio che ci possa essere per smettere di fumare. Io ne ero convinto, questa volta però prima di ho comprato subito una box, come ho fatto di solito, avevo preso la gem 200 della Vaporesso con il tank, con l'high tank su, sì, perché avevo visto un po' di recensioni e mi piaceva. Quando l'ho provata, sì, era buono, funzionava tutto bene, ma con il tank, cioè con il polmonare, non mi trovavo, perché secondo me chi smette di fumare non deve usare il polmonare. È una cosa, diciamo, che viene dopo, che magari quando uno ha la passione, prende la passione dello svapo, ogni tanto vuole fare un flavor ristretto, allora cambia e usa il polmonare. Secondo me è meglio, ho cambiato, poi ho comprato il Nautilus, solo l'atomizzatore, e mi sono trovato da Dio. E infatti ho usato per un po' di tempo quello. Poi ho conosciuto te. Grande. Poi ho conosciuto te. Mi hai fatto vedere questo mondo. Ho seguito tutti fino all'inizio. Non lo so se eri tu all'inizio. Comunque tanti dei tuoi video, quando tu rigeneravi. A parte che comunque sia in me era venuto la scimmia, comunque la passione per questo mondo, no? E quindi oggi qua non mi vuole funzionare, non capisco, cosa sbaglio, infatti, ok. Infatti Anto, sei stato veramente uno fra i primi, anche te, con i quali ci siamo sentiti fin dall'inizio. Sì. E averti qua per me è veramente bello. No, ma anche per me,
cioè io quando vedo i tuoi video, li vedo quando giustamente ho il tempo, ma li vedo sempre, anche se non li vedo subito, li vedo dopo, le live cerco di esserci sempre, anche se il lavoro me lo permette, in base al lavoro, che giustamente... E certo, cioè, col lavoro, quello, giustamente. E allora, mi hai fatto conoscere questo mondo, mi sono appassionato e ho preso un atomizzatore rigenerabile. Ho cercato di prenderne uno che mi desse la possibilità di usarlo con tutti, che stasse, andasse bene con tutti i liquidi, no? Specialmente i tabacchi, perché io fumo solo tabacchi. Ma finalmente qua ci siamo riusciti. Ok. Cioè, fumo, scusa, svapo solo tabacchi, che è diverso. Cioè, ho usato il termine ho usato il termine sbagliato. E io posso, io da quando ho questo baica è cambiato il mondo, perché sì, il Nautilus è buono, riesce a tirare fuori molti molti aromi, dagli aromi specialmente dei liquidi riesce a tirarli fuori, non è che non riesca, però diciamo che il baica secondo me è migliore molto. Di molto pure. Diciamo che sei partito col botto, Anto, col Baica V10 sei partito proprio... Sì, il Baica V10, sì. Tra l'altro, tra l'altro comprato, schesciato dal nostro amico Luca. Certo, da Luca l'ho preso, perché... com'è successa questa cosa? Cioè, la racconto. Io ho visto la live, no? Ho conosciuto Luca in una live che hai fatto tu. Sì. Poi lui aveva menzionato il suo negozio, allora io l'ho cercato su internet, quando l'ho visto che era a Milano ho detto no, ma io ci devo andare a Milano, cioè perché io lavoro a Milano, ho detto prima o poi ci vado. Allora un giorno che mi trovavo a passare da lì, dalle sue parti, ho detto vabbè dai ci passo, anche perché ci tenevo a conoscerlo, mi piaceva come persona, e ho detto vado da lui che tanto è vicino, e tutto, e l'ho preso da lui il baica. Però ha pure fatto partire lui la prima volta, cioè, perché figurati, io lui mi fa faccio partire io, cioè, sì sì, tanto io qua mai fatto una rigenerazione, figurati. Che poi, ora magari mi pare, eravamo anche in diretta quel giorno lì, mi pare, sì, dopo sì, dopo sì mi sembra che sì, che era partito il tutto, mi sono collegato con lui, lui si è collegato più che altro, non io. È stato abbastanza bello, molto bello, se vuoi essere sincero. Per me è sempre bello stare con voi, passare il tempo, cioè, confrontarci, anche perché io imparo tantissime cose seguendo pure le... pure io a voi. Quindi imparo tantissime cose e niente, poi comunque mi sono appassionato a questo mondo, ho cominciato a svapare, ho cominciato, non fumo più sigarette, non ne tocco più una, non ho neanche l'intenzione di toccarle, questo grazie, è poco ma sicuro, perché non fa male e non va bene, è una tortura, il fumo è una tortura, quindi bisogna non fumare, questo è utile a tante persone e dovrebbero tante persone capirlo. Anche perché chi vuole veramente smettere di fumare o ha una volontà di ferro, e io posso assicurarvi, perché parlo in plurale, che io ho smesso di fumare senza toccare una sigaretta e non usando, cioè, il mondo dello svapo. È stato molto difficile, il nervosismo, la fame, e non è una cosa da, diciamo, sottovalutare così. Quindi questo mondo aiuta, speriamo che ce lo lascino per più, molto più tempo possibile. Bravo. E poi perché se no siamo nei guai, siamo nei guai. Diciamo di sì, perché per noi lo svapo in questo momento è veramente una manna dal cielo, veramente una cosa quasi miracolosa. Sì. No, guarda, io devo essere sincero. Adesso io ho ridotto pure di molto anche la nicotina, perché io non ho iniziato subito con nicotine alte,
Ho iniziato con nicotina bassa, relativamente bassa, lo usavo a 3 quando ho iniziato, sei mesi fa, a 3. Bassissima. Ora adesso la uso 1,5, adesso l'ho abbassata. Madonna, bravissimo, tanta roba. E io infatti questa cosa la noto, perché cioè io la mattina quando mi alzo non ho più quella sensazione o quella voglia che devo per forza, cioè, prima fumare, giusto? La sensazione di assenza di nicotina, ecco, che è più che altro quello, non ce l'ho. Io posso anche magari stare tanto tempo anche senza svapare durante il giorno, perché magari scarica la box, che può capitare, anche se ce l'ho una pod dietro sempre. Bravo. Non ho quella sensazione, no, ce l'ho una pod, devo essere sincero, no? Perché a me i rigenerabili io userei solo i rigenerabili, però la pod ce l'ho, piccola, Anto, perché d'emergenza ce l'ho. Anto, guarda cosa gli schiaffo dentro al mood, non so se si vede. No, io lo vedo piccolo, dimmelo. English mixture della tabaccheria, quello zozzone, quello proprio... Mamma mia. Così ti do anche un parere sull'atomizzatore, svapando i veri tabacchi, quelli strong. Va bene. Ecco, questo è un atomizzatore che non adesso, perché la scimmia mi ha preso abbastanza e negli ultimi 4 mesi, perché 4-5 mesi che io faccio ciò irrigenerabile, no? Ed è andata qua, se no mia moglie. la scimmia per me, perché ci sono un sacco di cose che vorrei comprare, quindi liquidi già ne ho comprati tantissimi liquidi, ne ho tanti. Ad esempio ho iniziato prima con un liquido, avevo comprato un liquido, ad esempio non tabaccoso, e ne avevo preso uno di tabacco e uno no, per provarlo, perché a me mi piacciono i drink, e ne avevo preso questo di qui. Aspetta, la telecamera. Ok, al sapore Red Bull mi pare quello. Sì, questo di qua è della Supreme. Questo era buono, bisogna essere onesti, mi è piaciuto molto e quindi ne ho preso più di una volta questo. Poi certo, poi giustamente poi ho usato sempre tabacchi, sempre ho usato questo di qua. Questo della tabaccheria, questo di qua cos'era? No, è extra, aspetta, vediamo dove era scritto, extra pod, questo è un English mister, mi sembra che era. Ah, ok. Può darsi che mi sbaglio, vediamo se... sì, un English mister. Ok. Poi ho preso questo è davvero buono per me. Cioè, io con questo qua lo uso durante il giorno, questo. Qual è il... avvicina un questo, po' quanto... Il Cleaf? Sì, della Dreamos. Red Rush. È molto buono. L'ho sentito. È molto buono. E sul Paika esce una cosa fenomenale. Cioè, si sente proprio quel retrogusto, un po' di cenere. L'attacco si sente poco, perché in effetti non è un liquido abbastanza dove c'è la presenza di latacchia, perché appunto deve essere una cosa molto più morbida per tutto il giorno, no? Però la cenere, quello che può essere anche il Virginia dentro, si sente. È un buon liquido, diciamo, all day. Il mood rigenerato, ecco, questo rigenerato. Bellissimo. Adesso io sono pronto, bagno pure e andiamo, vediamo se sono ok, sono a posto. Leggo i messaggi. Leggi. Quindi... bravo, leggi, perché mi interessa cosa dicono i ragazzi. Io sempre allora. Ok, Luigi l'avevo letto. Alex, non sta dicendo te ad Antonio. Ok, questo l'avevo letto. Ciccio si sente perfettamente, grazie Ciccio. Alex salutava Walpole. Paolo, ciao Paolo, buon pomeriggio. Marco Del Rosso, ma quando una live serale? Marco, è vero, dobbiamo ripristinare le live serali, hai ragione. Arriverà anche quella, arriverà. Luigi, infatti era un complimento vero il mio, per me e per tanti sei un grande. Grazie di cuore Luigi, siete voi i grandi siete voi.
Sandro Tocci, ciao Lallo, buon pomeriggio. Ciao Sandro, buon pomeriggio a te. Ivan, ciao caro. Gianfranco, amico mio, ciao Gianfra. Tubo della Negus Mod o tubo della Vader Mods con Kennedy 24, doppia torre, Ogun e via di Cloud. Buonasera a tutti. Gianfranco, qui hai dato delle chicche a livello di Cloud non indifferenti. Tanta roba. Mettiamo questo dentro. Grande, il Nikola Tesla, numero uno. Mettiamo questo. Grandissimo, grande Anto. Alex saluta Gianfranco. Gianfranco dice, Lallo, mancano 7 iscritti e poi via di live con Jessica che rigenera. Gianfra, gliel'ho detto stamattina. Mamma mia. Di tenersi pronta perché mi sa che deve imparare un po' a rigenerare. Le promesse le mantengo tutte. Ti voglio bene, Gianfra. Gianfra saluta Alex. Emma, mi sa che siamo paesani, Anto. Ah, ok. Anto, tu di dove sei? Di paese di origine? Di origine io sono Sicilia, Palermo. Ok, quindi vediamo se anche Emma è di Palermo. Poi Gianfranco dice, Alex, hai una gran bella voce, canti da Dio, i miei complimenti. Eh sì, Alex ha una voce bellissima, davvero. Davide, un po' come ho fatto io con Luca, ho preso e sono andato apposta per salutarlo. Grande Davide, davvero, anche te l'hai fatto, grande. Alex, te ringrazio de cuore Gianfranco, davvero grazie mille. Luca, amico mio. Harry, appena cambiati gli airpin del Bishop 2, avevo su quelli da 1, ho provato quelli da 1 e 2, direi che preferisco. Meno ittoso e più fluido. Vediamo se mi va ancora in secca o se regge. Harry, guarda, te l'ho detto, dai qualche soffiatina a vuoto. Intanto lo faccio anch'io sul mood che l'ho appena rigenerato. E così tieni il fotone bello in alimentazione. Joritos, io smisi di fumare per 8 anni e poi ho ricominciato. Ah cazzo, mi dispiace. Garkstek, buonasera a tutti. Ciao Garks. Alex, ci vuole tanta forza di volontà, quella è la prima cosa. Dai Antonio, è in tutto nella vita, bisogna metterci il carattere per certe cose. Dai, bravo Antonio. Alex, ti fai complimenti, Anto. Grazie, Alex. Allora, vediamo chi ha questa. Gianfranco dice, io ero partito da nicotina 18 e in 11 anni sono arrivato a 4. Di meno non ce la faccio. Gianfra, ma direi che va alla grandissima così. Va bene così. Harry, Alex dice, Harry, fai qualche tiro a vuoto e bagna bene il poco cotone che contiene le vasche. Io a 6, da tempo ormai. Ok, Alex. Harry, grazie mille Alex, dopo che mi è andato in secca all'inizio, adesso non mi sta più capitando, ma i tiri a vuoto ho capito che sono fondamentali. Sì Harry, tiri a vuoto soprattutto all'inizio è bene darli sempre, per sicurezza. Davide, mo dentro allo speed ci sbatto in Latakia, gran riserva della tabaccheria, quello sì che è zozzissimo, grande Davide, buon gustaio. Alex, rispondevo a Gianfranco per quanto riguarda la percentuale di nicotina. Ok Alex. Henry, Antonio mi sembra sia il New York Extra Dry for Pod, è un American sì. Mixture. Ah ok, si riferiva a... Ah sì, video, sì, eh? esatto, è un American Mixture, hai ragione, io avevo dimenticato perché non è... Alex saluta Henry. Adercraft, buon pomeriggio, ciao Adercraft, ciao a te. Nicola De Comito, ragazzi, su che sito posso trovare il Nikola Tesla della Tabacco Liquor? Nicola, scrivimi un messaggio sotto la live, appena sarà finita, se non è un problema, e ti mando su Messenger il link, ci penso io. Henry, Samperi usque ad finem. Ok, qua Enrico ricorda il tatuaggio che c'ha anche Alex. Grande Harry. Luigi, Lallo, ma i tobacco liquor come carica aromatica sono a livelli dei vecchi zozzoni della tabaccheria? Di più o di meno in generale? Luigi, i tobacco liquor secondo me sono a livello della tabaccheria, ma proprio alla grande, eh? E mi riferisco agli zozzoni della tabaccheria.
i tobacco liquor secondo me sono i liquidi dell'anno, cioè sono i liquidi più buoni che sono usciti, diciamo, nell'anno scorso, diciamo 2023-2024, secondo me, a mio avviso. Henry, Nicola De Comito è disponibile su Atelier del Vapore. Grazie Henry, grazie mille. Ciccio 89, nel frattempo ho rigenerato il mio Speed Revolution. Grande Ciccio. Danielino, Luigi, tobacco liquor come intensità sono simili agli estratti della tabaccheria, ma non uguali. Ottima descrizione, Danielino, bravo. Alex, Nicola su Atelier, sempre fino alla fine. Dai Henry, grandissimi ragazzi. Ok Anto, siamo arrivati alla fine dei messaggi. Ok, va bene, va bene. Adesso ero... sono quasi pronto. Sì, no, possiamo spappare. Ho un problema con la box. Non so se la box è di sicuro, no, perché è nuova. Ed è questa la Hammer. Pure io. Però mi dice sì, uguale, bellissima. È una canonata questa. Però non capisco, mi dice che non trova la resistenza. E intanto l'ho messa giusta. Anto, prova a fare, per caso l'hai rigenerato sopra la box, l'Atom? No, nella basetta. No, non lo metto mai là io. Non lo metto mai io là, però intanto per adesso non me lo trovo. Quando è così, prova a svitarlo e riavvitarlo. Vedi se... Se sto provando, infatti. Un attimino. Sì, nel frattempo andiamo avanti. Allora, di cosa... il mood. Il mood io lo vorrei prendere perché quello che mi è piaciuto del mood è il fatto che ha queste tre campane, no? Quando io l'ho visto la prima volta, queste tre campane mi hanno sempre incuriosito, perché ce n'è una mi sembra piatta, una rotonda, no, mi pare, e una che... mi pare con due campane arriva il mood, non mi vorrei sbagliare, due. Perché... due ne ha, due, una piatta e una rotonda. Che una si chiama Infinity, mi sembra. Sì, c'è l'Infinity, che è questa qua, è quella piatta, quella che uso io. Ok. E poi ce n'è un'altra che è a cupola, è un po' più alta e fa la cupolina. Esatto. Ma questo atomizzatore, Anto, e mi rivolgo proprio a te, perché sei un amante dei tabacchi. Sì. Questo atomizzatore qua... è uno degli atomizzatori che mi è piaciuto di più in assoluto con i tabacchi. Faccio rivedere il mood di Tellis Mod. Ha una resa secca, non taglia nessuna nota aromatica, una vaporosità incredibile. Guarda qui, Anto, e calcola che sono a 15 watt. Guarda il vapore, Mamma mia, la produzione di vapore è veramente enorme. È una goduria. Poi vabbè, ora gli ho schiaffato l'English Mixture della tabaccheria e onestamente sto godendo come un pazzo. Boh, io qua la rifaccio, dai, non è un problema. Già, infatti non mi succede mai, ma la devo rifare. Tanto la rigenerazione, hai visto, io lo dico sempre nei video. È un momento di serenità. Se qualcosa va storto, con tanta calma si ricomincia da capo. Tanto non ci sì, no, no, ma infatti a me non mi dispiace rigenerare, anzi, quando rigenero mi rilasso. Io non è che magari io, perché sono emozionato, c'è un po' di emozione, un po' di cosa perché sono in live, quindi magari non ho avuto. Non ti preoccupare, Anto, sei tra amici, vai proprio tranquillo, vai sereno. Adesso guarda, nel frattempo leggo un po' di messaggi che i ragazzi sì, stanno dai. Scrivendo. Sì, sì, sì. Allora, okay. Alex dice: ah, ok, Alex l'avevo letto. Il mio amico Luca, se avessi iniziato 10 anni fa, amico mio, saresti già 10.000 iscritti. So che i numeri contano e non contano per chi come me o te lo fa di cuore, ma vedrai, quando dissi andrai lontano, ero nel giusto, amico mio. Anche soltanto per il mio spirito e per la mia anima queste parole sono preziosissime, quindi ti ringrazio col cuore in mano. Grazie Luca, davvero. Davide,
Ragazzi, ricordo di non spammare i siti iscritti prima che bloccano tutto quelli di YouTube. Sì, Davide, mi devo informare su questa cosa dei siti. Infatti io di solito faccio venire i ragazzi sulla pagina Facebook di Lallo Svapo e ci si sente tranquillamente su Messenger. Secondo me è la cosa migliore. Nicola, grazie ragazzi, ma grazie a te Nicola. Giorgino 78, Lallo, ho preso il Fevino, stasera si inaugura. Alla grande Giorgino, grande, grande. Gianfranco, amico mio Gianfra, provate il round Ice di Danielino 77 in cloud, non ha eguali. Ora che inizia a far caldo, ne ordinerò una ventina. Grande Gianfra, lo devo schiacciare. Alla prossima schesciata lo prendo, senza dubbio. Alex dice, dai grande Gianluca, vai alla grande, sempre meglio ogni giorno, ti voglio bene fratellino, anche io fratellone ti voglio bene e grazie come sempre di tutto, grazie Alex, grazie davvero. Alex, ok Gianfranco per il round. Antonio, Freud di Tabacco Liquor su Duarte CPL, poesia pura. Ti credo, sì, sì, è vero. Quella è tanta roba. Io li devo provare un po' tutti questi da Tabacco Liquor. La fortuna ciò che il negozio che è uno di quelli che ha i Tabacchi Liquor, mi sembra, perché l'aveva detto Giovanni, se non sbaglio si chiama il nome in live, ok? Io ce l'ho vicino a casa, ci saranno 5 chilometri. Quindi non faccio prendo la macchina e li vado a prendere quando voglio. Meno male, su questo no, sono stato molto fortunato su questo lato di qua. Quella è una fortuna. Sì, sì, perché quella volta non mi andava di aspettare che arrivasse via da internet, visto che lo avevo trovato era vicino a casa, ho detto ma io lo vado a prendere subito. E ho preso questo per iniziare, perché non avevo mai provato gli organici, non avevo mai comprati, perché io avevo sempre quelli, diciamo, quelli sbiancati, no? Chiamiamoli sbiancati, io li chiamo sbiancati. Sì, quelli con lo sbiancamento anale, come dico io. Esatto, perché giustamente avendo il Nautilus non è che usavo di più gli sbiancati. Poi da quando invece ho usato questo, ne ho fatto fuori un po' di quelli che avevo, perché ne avevo tanti, e quindi poi pian piano mi sono anche io, diciamo, adeguato, perché questi di qua hanno una resa aromatica che non ha uguali rispetto ad alcuni sbiancati. Confermo. Perché è tutto, gli organici sono un'altra cosa, si sporcano di più, però non è, cioè il livello è un altro. Troppo alto, sì, cioè, non confermo, quindi sì. Allora siamo arrivati a Luigi. Lallo, te lo dirò a oltranza, finché non ce l'avrai devi avere per forza il Cayman V5, e uno come te non può non averlo. Allora Luigi, il Cayman, ho già preventivato la prossima schesciata dal mio amico Luca. Il Cayman V5, io già so che lui uno me lo sta tenendo da parte, quindi appena arriva San Paganino, cioè lo stipendio, schescerò pure il V5, ma sicuro 100%. Davide. V5, grande, atomizzatore. Sì, grande. Davide dice, sì, ti do ragione Gianluca. Ok, Davide. Marco Del Rosso, Lallo, il mio mood è il numero 267, il tuo, te lo dico subito. Vediamo, tra l'altro credo di non averlo mai letto questo numerino, il 253, Marco, il 253, quindi ti ho un po' battuto, va, diciamo così. Gianfranco, di poco, Gianfranco dice provalo Alex, ti darà una botta di fresco in gola pazzesca, accompagnato di gelato alla vaniglia e ribes nero, mamma mia. Ho l'acquolino in bocca, Gianfra. Ma questo quale liquido era, Gianluca? Questo è il aspetta che te lo dico, riprendo il messaggio. Dovrebbe essere quello di Danielino?
di Danielino, sì, 77. Sì. Ah sì, quello, io pure lo vorrei provare perché so che è molto famoso sto liquido. Vediamo se lo becco. Sì sì, il round, quello lì io lo uso sempre, però questo che diceva Gianfranco era una variante, se non ho letto male. Vediamo se lo becco. Ok. Ah, il round, ah no no, il round ice. Ok, round ice di Danielino 77. Ok, round ice. Ice. Sì. Emma dice, io lo sto usando adesso il V5, tanta roba, è spettacolo. Anche se il Baika SE, anche se il Baika SE non scherza. Baika SE pure mi piace tantissimo a me. Davide dice, ciao Lallo, posso farti una domanda? Sul Bishop 2 si riescono a svapare i liquidi 70-30, anche organici? Davide, non ho ancora mai provato, quindi prima di risponderti devo provare. Se c'è qualcuno che ha provato a farlo, ragazzi, se avete voglia rispondete a Davide. Stefano, di nuovo presente, grande Stefano. Gianfranco, Davide, secondo me i 50-50 sono più indicati, ma comunque ho provato i 70-30 e si possono svapare tranquillamente. Grazie mille amico mio, grazie per il feedback. Pachi, Lallo, ma su Ni 80 devo fare 7 spire con il Fev 4.5 clone? Guarda Pachi, anche lì si va su pareri personali. Io ti consiglio 6 spire su punta da 2.5. 6 spire su punta da 2.5. E spingiti massimo a 20 watt, però non partire subito a 20, parti basso e poi piano piano sali. In assenza del Cantala 1. Sì, sì, vai tranquillo. Ni 80, però non mi hai detto i gauge. Se hai il 28, vai proprio tranquillo. Davide, purtroppo i liquidi trasparenti qualcuno tende a non sapere di nulla. Può capitare, però ultimamente li fanno veramente bene. Ad esempio, Gianluca, scusa se ti interrompo, uno buono che io ho provato, la linea TNT sono buoni, la 20 pur, o anche quelli in shot, 20 mix, io li ho provati tutte e due, sono buoni. Ad esempio, l'attacchia, quello 20 pur, io lo faccio a 70, ne faccio 70 ml da 10 ml di aroma, lo faccio a 15% io, ad esempio. Ok. Però ho notato che è un latacchia molto, l'incensato si sente molto in quel latacchia, no? Mentre molto. Ne ho provati altra, dopo l'incenso è di meno, si sente più la parte, che ne so, di legno, oppure la parte di dolce, perché ci sono latacchie più o meno dolci, ho notato. Magari io non sono un esperto, perché fumo e svapo da poco, quindi, però io ho notato questo, cioè tu... Hai notato questa differenza in diversi latakia che hai provato? Guarda, io ti dico la verità, Anto, il latakia della linea TNT della 20 è il mio latakia chiaro preferito. Se ti parli di latakia chiari, quello è il mio preferito, il latakia della linea 20, quello proprio non lo batte nessuno. Poi ovviamente un latakia organico, così bello zozzone, è chiaro che ti rilascia un'altra esperienza. No, non c'entra niente, è diverso, completamente diverso. Infatti quando io ho provato il Tesla e c'era, sì, questa è una miscela di diversi tabacchi dentro, ma la tacchia non è uguale, non si sente, non è lo stesso la tacchia. Infatti io l'ho associato di più a questo qua. Ah, ok, alla tabaccheria. Sì. Quello della tabaccheria. Che è un latakia simile quello che c'è dentro là, secondo me, perché lo sento dolce, con magari gli stessi un po' di retrogusti di quello di là, di quel liquido ce li ha, non tutti, però giustamente anche quello è diverso, molto diverso, ci sono quasi. E quindi, però ecco, un altro latakia, perché io con i latakia sono diciamo, a me i latakia mi piacciono molto, un po' meno che il Kentucky, però di più latakia. Questo è uno, questo di qua io l'ho provato, qualcuno ha detto che c'è a chi non gli è piaciuto, però io questo di qua, questo shot di qua della DG, che io lo tengo
Ce lo descrivi, Anto? Ce lo descrivi? Ora, ok, questo volo, sì, ok, questo qua è la tacchi. Io questo di qua in pratica adesso la ne ho metà boccia, la tengo per le eventi particolari, con le occasioni in particolare, perché mi piace molto quello. Ho dovuto aspettare perché non c'è sempre, perché dice che ho l'attacco siriano, anche se ho no, il dubbio no, perché non penso che un'azienda dica il falso, perché però il dubbio mi viene sul fatto che l'attacco siriano non ci dovrebbe essere più, perché arriva da Cipro, le coltivazioni sono o turche. Dei Latakia, no? Perché quello siriano non c'è più, o era una bacci che avevano conservato chissà dove e quindi sono riusciti a... Comunque, andando a quello, allora, questo di qua ad esempio è molto diverso, la parte incensosa è più bassa, si sente la parte più legnosa, anche perché poi sono andato poi a vedere la descrizione, questo di qua, questo tipo di tabacco Latakia viene affumicato con dei legni diversi rispetto a quelli che usano per quello che fanno cipriota, e in effetti si sentono, è molto speziato questo, si sente molto cenere, il fumo è molto, a me sul bike mi esce molto corposo, no? Io lo sento quando tu lo scaldi leggermente, infatti io questo qua arrivo sui 14-15 watt, anche 16 alle volte. E in base a come lo usi di temperatura, quando riscalda molto ti fa sentire alcuni senti aromi diversi, quando è più basso magari esce un po' più dolce, io ho notato leggermente, quindi lo speziato si sente, il legno si sente, l'incensato meno, però lo speziato sì, tanto, l'affumicato pure, è molto affumicato come liquido, quello sì. Okay. Mentre vai. Un liquido che sicuramente ti è piaciuto tanto, il Latakiek di Angolo della Guancia, giusto? Sì, no, buono, sì, molto buono. Cioè, per me è buonissimo. Cioè, appena io ne riprendo un altro adesso. Provare. Io ne riprendo un altro adesso. No, perché è veramente... No, è vero buono. Per me è vero buono. Vado un po' avanti. Vai, leggi. Sì, io voglio finire qua perché voglio svapare pure io. Sì, vai tranquillo. Podger, ciao a tutti. Ciao Podger, ciao a te. Paki, che ne pensate dei cloni FEV 4.5 e Cayman V5? Allora Paki, siamo sempre al solito discorso. Se il clone lo acquisti da una ditta seria, come potrebbe essere UFTK, SXK, Ulton, allora ti dico di andare proprio tranquillo, perché sono dei cloni fatti bene, che funzionano benissimo. Evita di rivolgerti a ditte, per lo più sono cinesi, che non ti rilasciano certificazioni, anche in caso di reso, magari il pezzo ti arriva fallato, non sai a chi rivolgerti. Invece comprandolo in ditte serie, vai sul sicuro sotto ogni ambito. Vuoi aggiungere qualcosa, Anto? Io devo essere sincero, il mio Paika è un clone, anche perché quando non l'ho trovato originale mi sono informato, tu mi hai anche detto no, prendi questo di qua clone, che mi avevi detto con la marca, perché non mi ricordo mai, la dimentico sempre, che in pratica mi pare che UFTK TK, il mio sì. Sì, adesso va bene, la trova, la perfetto, adesso funziona. Allora il FEV pure io, onestamente, dopo già ci avevo pensato tempo fa, lo volevo acquistare pure io il FEV, però sempre clone, e ho visto dalle recensioni comunque sia da quello che si dicono le chat, perché ho visto anche varie chat, che si è buono come atomizzatore, anche se è un clone, quindi se è della marca che hai detto tu, sì, io lo prenderei, non avrei nessun dubbio, anche perché sono fatti bene, quindi certo non è l'originale, non so quanto posso differenziare a livello aromatico, perché questo io non lo so. Guarda Anto, io ho avuto però tantissimi cloni,
ancora ho qualche clone e posso dirti che sicuramente per provare l'atomizzatore è un'ottima scelta, anche perché gli originali spesso hanno dei prezzi abbastanza consistenti, quindi ma anche per questo io sì, anche per questo potrebbe essere anche una cosa in più, perché io capisco che è una spesa alta potersi comprare, permettere, cioè, perché oggi come oggi non è che tutti navighiamo nell'oro, cioè anche se sono 150-160 euro, uno magari preferisce usarle per altre cose, capito? Ma io penso un'altra cosa, Anto, anche a prescindere dal, diciamo, da quanti soldi una persona abbia, no? Certo, quello sì. Anche se una persona se lo potrebbe permettere, non è sbagliato magari provare il clone, perché così almeno si fa un'idea su quello che è l'atomizzatore. Poi se ti piace, magari per prestigio, perché comunque è un pezzo originale, è bello da avere in casa, eh? È bello da tenere. No, ma io infatti il bike lo vorrei originale. Io lo vorrei originale, non perché... Infatti prima o poi... Vai. Aspetta che attacco il filo perché il computer si sta scaricando. Tu intanto, vabbè, se vuoi parlare, parla tranquillamente, se no rigenera, vai tranquillo. Torno subito. Finito. Adesso... Allora, e niente, poi per quanto riguarda il mood invece, che ne stavamo parlando poco fa, io la mia curiosità è più che altro, riesce a essere di più idoneo per quanto riguarda i tabacchi o le misture, cioè le campane, possono essere suddivise per tabacco singolo? E tabacchi, questi blend che sono più di uno? Allora, magari se qualcuno in chat ce l'ha. Sì, sicuramente chi ha il mood, ragazzi, scrivete. Io ti dico la mia esperienza. Ho provato entrambe le campane, sia questa qua, che è quella piatta. Aspetta che ogni tanto va via la connessione. Aspetta. Ho provato sia la... adesso va a scatto, non so perché... Ok, forse va un po' meglio. A me non mi salta, io ti vedo bene, non mi è saltata a me la live. Ah, ok. Ok, allora, la campana piatta io la uso costantemente, sia con tabacchi singoli, sia con mixture, anche con aromatizzati. Io, secondo me, questo atomizzatore qui, potevano farlo direttamente con questa campana qui, con l'Infinity. Solo con questa qui è già perfetto. Con la piatta, che è con la piatta, giusto? Sì. Bravo, sì. Quella tonda l'ho provata, però non, si parla sempre di sottigliezze, si parla certo. Però se devo dirti la verità, la mia configurazione è con l'Infinity. Campana Infinity, secondo me, è il top. E come ti dicevo, Anto, resa secca, grande vaporosità, non taglia nessuna nota aromatica. E con i tabacchi si gode veramente da paura. Mood di Tellis Mod, io l'ho detto sempre fin dal primo video, atomizzatore stra consigliato. Ma poi anche l'estetica mi piace molto del Mood, a me c'è che c'ha anche il trip questo qua, che c'è la forma di diamante, mi sembra, no? Sì, è un po' una forma simile. Sì, sembra un diamante rovesciato. Io l'ho cambiato perché a me piace un po' più lunghino, vedi? Un po' più comodo per le labbra. Sì, però... questo del bike a me mi piace molto, devo essere sincero, perché ad esempio ero abituato a questo di qui, vedi? Che dovrebbe essere il Nautilus montato sulla Gem, ed è quello che è svasato qui. Poi quando ho preso questo, che questo è un materiale, sembra, è sempre duro, però mi ci trovo meglio con questo. Tipo di qua, ad esempio, no? I drip tip dei bike, Anto, sono fenomenali, di tutti i bike. Anto, vado avanti con i messaggi che i ragazzi hanno scritto. Allora,
Mirko, buon pomeriggio a tutti. Ciao Mirko, ciao fratellone. Stefano, sono passato da 9 a 0 di nicotina, ma non ce l'ho fatta. Era una prova di forza troppo difficile per me. Adesso però sono a 6,5, sperando di diminuire. Stefano, basta che non fumi le sigarette. Poi te la vedi tu in base se ti dà noia, mal di testa, quello poi te lo regoli tu. Gianluca, scusa se ti interrompo, aggiungo una cosa per la nicotina, che magari alcuni possono, ad esempio a me quello che mi ha dato questo abbassamento di nicotina è stato quando sono passato all'MTL, tiro MTL, che è, più, è naturalmente diverso da quello polmonare. Quando io tiro, sento proprio come se mi si riempie, sento molto di più il colpo in gola. E quindi io già notavo che se avevo più di 3 o vicino al 3 di nicotina, perché li faccio io, cioè mi faceva tossire. Io ho abbassato un po' la nicotina e io la sento lo stesso, ad esempio, l'IT su, anche se a 1,5. Non so cosa può essere quello, perché cambia l'IT se è più alta o più bassa la nicotina, perché sì. No. Sì. Cioè la nicotina, più nicotina hai e più hai colpo in gola, più hai IT, però tanto lavoro lo fa anche la coil. Per esempio, se la coil la alzi un pochettino senti più IT, se la abbassi senti meno IT. Poi ci sono le varie dinamiche, diciamo, di rigenerazione. Ho capito. Diciamo di solito è così. Okay, allora, okay. Pachi dice, con il Neo 80 del mettere in impostazioni vari volt, col Neo 80 puoi andare sia a vari volt che a vari watt. Pachi, io a testine non sento nulla, sono a 12, magari su rigenerabile andrò massimo a 9. Allora, Pachi, devi regolarti tu a seconda delle tue papille, del tuo bisogno di nicotina, tutta una cosa molto molto soggettiva e personale. Il mio amico Luca dice un caimano è tuo, amico mio. Grazie Luca. Ma appena arriva San Paganino te lo schescio. Lester, buon pomeriggio. Grande Luca. Ciao Lester, buon pomeriggio. Davide, Gianfranco, ho preso un aroma sbiancato dell'Azad e ho fatto 50-50. A me sembra che non produca vapore e ad ogni tiro, forse sarà l'IT, mi batte in gola. Pensavo fosse per via del liquido, troppo liquido, e non ha molto gusto. Allora, qua sicuramente Gianfranco ti avrà risposto. Intanto procedo. Stefano, prossima settimana pronti per una live assieme, non vedo l'ora. Sicuramente Stefano, sono onorato io se tu dovessi partecipare. Grande. Marco Del Rosso, io aspetto il Lallo Tabacco. Marco, devo far partecipare anche Jessica Tabacco, che com'è che ha definito il Latakia? L'aveva definito salvia e rosmarino, una cosa simile. Jessica. Sì, sì, me lo ricordo. mai dire mai, vedremo. Ma la ricordo quella chat, quella live, anzi. La prova dei liquidi. Sì. Alex dice, non mi piacciono tanto i fruttati, Gianfranco, ma immagino che sono buoni. Di Danielino avevo preso solo il Prime, che da un po' che è finito e mi basta così. Comunque è buono. Ok, Alex. Gianfranco, Davide, prova i 20 della TNT. Hanno una carica aromatica pazzesca. 50-50 con 10 ml di aroma, ce ne fai uscire 100 ml. Sono d'accordissimo con te, Gianfra, d'accordissimo. Sì, no, quelli TNT sono una bomba. Sì. Cana Costa, ciao, sono nuovo, di dove sei? Ciao Cana, io come vedi, dei capelli biondi e dagli occhi azzurri e dall'altezza, sono calabrese. Dalla Calafrica. Luigi, ma i tobacco liquor, essendo aroma 20 ml, va fatto su 100 ml totali? Sì, Luigi, sì. Consigliabile farli su 100. Giovanni dice anche 100, 110, 120. Io ti consiglio su 100 ml. Secondo me è la soluzione migliore. Alex dice, importantissima l'affumicatura con i legni pregiati. Giusto, Alex. Stefano, sì.
Ma io svappo anguria, mela. Scusami Anto, vado un po' veloce così mi metto in palio. Sì, sì, vai, vai, io... Sì, sì, dai, vai, vai. Allora, Stefano, io svapo anguria, mela e lampone ice, ma in generale i fruttati per polmone con lo Zeus. Da guancia categoricamente solo i tabacchi. Adesso svapo Black Cavendish della tabaccheria a 6,5. Pareri? Guarda Stefano, qualunque tipo di parere possiamo darti, per te deve essere una cosa relativa, perché l'importante è che stai bene tu e godi tu. Comunque a mio avviso va benissimo, secondo me. Danielino, il latakia cipriota è delicato e dolce, il latakia siriano è intenso e aromatico. Grande, sì, posso, sì, posso confermare, è vero. Eh sì, sì, tanta roba. Gianfranco risponde a Luigi, gli dice di sì. Pippo Pontis, ciao gente, ciao Pippo, ciao, buon pomeriggio. Podcare, Stefano Petrone, non li trovi troppo dolci i fruttati di ice da polmone? Ok, qua si fanno le domande. Sul Project, un altro latakia pulito fotonico è il Simply Latakia di Blenfield, provatelo. Sì, Soul, l'avevo provato ed è buonissimo davvero, molto buono. Christian, non voglio ripetermi con la tabaccheria, ma la persistenza che ha l'extra dry della tabaccheria io su altre marche non l'ho sentita. Christian, sugli extra dry la tabaccheria rimane tanta roba, sicuramente sì, se la gioca con la linea 20, a mio avviso se la giocano. Stefano, sono complicato, passo dal dolce all'amaro, non ho mezzi standard, mi piacciono gli eccessi. Poi fa una domanda a Podker. Luigi, Cayman V5 alla resa di un dripper puro con la comodità di un tank, per me è l'atomizzatore perfetto, non vedo l'ora di averlo, Luigi, davvero. Pippo Pontis, a me il latakia non lo sopporto per il semplice fatto che mi sono intossicato da giovane con l'incenso della chiesa. sì, perché ha quella sensazione, è uguale. È vero, è vero, la ricorda, è vero. Grande Pippo. È vero, vero. Podcare risponde a Stefano, ok. Marco Del Rosso, comunque lo stesso liquido cambia molto da atom a atom. A voglia Marco, sì, è giusto. Stefano risponde a Pippo. Gianfranco dice, Luigi, prova un KN di 24 o un Gun da 25. Quelli sì che spaccano il palato e le natiche. Il Cayman V5 non puoi spingerlo molto perché scalda come un sifone. Grande Gianfra. Pippo, non mi piace, non lo sopporto. Ognuno ha i suoi gusti, Pippo. Danielino, il mandingo è l'attacchia di angolo della guancia, siriano. Ok. Stefano risponde a Podker. Davide, esistono liquidi organici in formato 10 ml che vendono anche nei negozi? A voglia Davide, sì sì, i 10 ml li vendono anche nei negozi, sì, te lo confermo, negozi di sigarette elettroniche li trovi senza problemi. Alex dice, Gianluca, se puoi dire ad Antonio di abbassare o il televisore o forse qualcuno vicino che parla, vedete voi. Mi dice, sì, ho capito che cos'è, è perché giustamente qua non sono da solo, ci penso io. Ma non... ok, Jolitos, io ho tutti i cloni, ma non c'era problema Anto comunque. È mia figlia piccolina che è qua con me, perché siamo io con lei, quindi lei sta guardando da poco più avanti la TV. Le bambine, i bambini, i figli potrebbero urlare tutto il tempo, non sarebbe un problema, ma figurati. No, siamo da soli e lei, quindi la devo tenere d'occhio, almeno è vicino qua la vedo. Sono la cosa più bella del mondo i bambini, non c'è alcun problema. Sì, sì. Jolitos, io ho tutti i cloni, fai benissimo. Harry, io ho il Cayman V5 USPK e va benissimo. Per il clone del Baica V10 consiglio l'acquisto di un Airpin originale che costa 4,50 euro, 4 euro e mezzo, perché la differenza sui fori mediani è vistosa. Grande Harry, sì, aveva, sì, Harry è vero, aveva provato la differenza degli Airpin dei Baica V10 e infatti sì, consiglia l'acquisto degli originali.
grande. È vero. Io questa differenza l'ho notata, ad esempio, Gianluca sulle Airpin, perché li ho provati tutti e tre quelli che c'erano a disposizione. Innanzitutto, quello montato non era quello che dicevano che era da 1,7, ma secondo me era quello più piccolo ancora, da 1,2. Infatti all'inizio era troppo chiuso e non mi piaceva come ariosità. Ora ho montato quello più grande, mi sono abituato a questo, ma non è proprio, preferirei leggermente un po' meno arioso. Ma quello da 1,4 per me è ancora troppo chiuso, o perché sono diversi, proprio come... Sì. Quindi... Enrico è andato a vedere anche proprio la forma degli Airpin. Sì, lo ricordo, una grande Enrico. Quindi ragazzi, Enrico ci dà un'indicazione importante in caso di bike V10 clone. Se dovete prendere gli Airpin, prendeteli originali, perché montano perfettamente e sono quelli proprio del bike V10. Poi ho notato un'altra cosa, ad esempio, non so se altri. Io ad esempio quando usavo il bike, prima l'avevo su questa box, no? Perché avevo questa box. Ecco, è caduto tutto. Eccomi. È caduto il telefono, scusa. L'avevo su questa box qui. Ora che ho cambiato box, e infatti questa cosa l'ho notata subito, quando lo usavo su questa box qui, il primo metà take di questo, non il liquido, non esplodeva subito l'aroma con questa box qua. Quando ho cambiato la box e ho preso la Warhammer, questa, e io ho fatto l'ho rigenerato, ho provato questa, subito al primo colpo ho sentito l'aroma del liquido. Adesso, perché ho migliorato a fare le coil, ma dubito che era per quel motivo, perché il cotone ormai è sempre quello, la quantità che metto, i giri di spire sono sempre quelli. E questa qua è molto, questa ha un'erogazione secondo me buonissima, questa di qua. Guardando, è buona questa. L'erogazione fa tanto, l'erogazione fa tanto. Una buona erogazione ti migliora anche la percezione proprio dell'aroma e del liquido, secondo me. Poi è ovvio infatti, che la rigenerazione va fatta comunque bene, Devi fare certo. Rigenerazione, però sì, si possono cogliere delle differenze. Hai pienamente ragione. Concordo con te. E poi un'altra cosa che ho notato, che gestisce pure bene la batteria. Durano molto le batterie su questa di qua, anche se ce n'è una sola dentro, Sì, sulla Warhammer confermo. Infatti, certo, sulla Warhammer. Devo schesciare la terza, ragazzi, perché questa. No, ne devo prendere un'altra anch'io, perché poi. Allora, ragazzi, io ve lo dico, secondo il mio parere, queste sono delle box fenomenali. Costano il giusto, sono belle esteticamente e hanno una gestione della batteria che fa paura. Come dico io, ragazzi, dilaniano. Questo liquido è una bomba. Sì, esatto. Warhammer. Ad esempio, scusa Gianluca, una domanda, due domande ti vorrei fare a te adesso. Tu quando hai provato il Tesla, hai avuto quella sensazione di sentore di erbaceo a livello di liquido? Allora, sì, poi varia tanto da atom ad atom, quella sensazione lì. Però, per esempio, ora c'ho il Nikola Tesla, ce l'ho qua sul Febbino. Sì, l'avevo visto il video. E qua io sento l'erbaceo che dici tu, lo sento a fine svapata. Io invece lo percepisco durante quando spello fuori. Sì, sì. Comunque questo liquido è pauroso, perché senti tutto, senti il Kentucky che è leggermente più secco, senti il latte, questo liquido è una cosa allucinante. Allora, e poi l'altra domanda che ti volevo fare, Gianluca, scusami, questi col G si chiamano quelli che servono per fare le sfide, no? Sì, io ho visto che col G, tu ce l'hai, hai quel tipo che... In pratica tu ce l'hai da 2,5, quindi ne hai uno, no?
questi qua. Esatto. Dove, ma dov'è che si trovano questi che io che cerco su internet, non si trovano, non si riesco a trovarli, li trovo tutti così, che sono allora, quelli, sai, che ce l'ho nel... Questi coil jig qua facevano parte di un kit che io avevo preso circa 4 anni fa, un kit della Coil Master. Esatto. Erano tutti raggruppati in un oggettino di gomma, erano tutti inseriti così. Ho provato, credimi, ho fatto delle ricerche su Google, anch'io sto avendo difficoltà, perché anche altri amici del canale me l'hanno chiesto. Ragazzi, continuo le mie ricerche, appena trovo lo shop che li vende proprio uguali uguali, lo segnalo su Facebook. Grazie Gianluca. Me lo segnalo. Sì, non riesco a trovarli, perché questo sì è utile, ma è scomodo. Esempio, perché tu prendi la misura, lo fai da 2,5, lo poggi sull'atomizzatore, sulla base, che il deck si chiama, giusto? Si chiama deck la parte in basso. Esatto, ok. Sì. E non è sempre, perché giustamente c'ha quello più grande, quello più piccolo, l'altezza non te la, diciamo, non riesci a centrarla bene, no? Da una parte e dall'altra. Mentre con quello che hai tu, sì, perché anche vedo è pure più lungo, anche riesci pure ad allargare meglio le spine. Quello è molto utile, quello. Infatti, che c'è, guarda, è l'unica, sono gli unici oggetti che sono rimasti di quel kit lì, il resto è stato tutto disperso. Questi me li sono tenuti cari, perché effettivamente non si trovano, sono fatti veramente bene, no? Quello sì, davvero. Allora, se non ero io che non riuscivo a trovarli, sarò io che non sono capace. Sono introvabili, mi sono messo anch'io svariate volte a vedere, introvabili. Anto, devo proprio leggerli veloci. No, leggi. Tra l'altro è scoccata l'ora X. Quindi... Sì, ho capito. Sì, vai. Allora, dove ero arrivato? Henry, ok, qua Henry ci parlava degli airpin del Baika. Stefano, a me si è spaccato il Baika V10 da solo, mi si è crepato, magari aveva un problema di produzione, l'ho beccato proprio io, non è nemmeno caduto e l'ho trovato così, eppure svapo a 16 watt. Stefano, purtroppo capita, perché il tank dell'originale è elettrosaldato, quindi si rompe facilmente. Salvo, buonasera a tutti, buonasera Lallo. Ciao Salvo, buon pomeriggio. Garg, Lallo, ma sto microfono dove lo hai tirato fuori? Mica me ne ero accorto. Regalo di San Valentino della mia consorte. Speriamo che abbia fatto una buona cosa. Mi pare di sì, perché mi state dando dei buoni feedback sull'audio, quindi mi sa che perfetto. Stavolta Jessica... No, è Jessica perfetto questo. Grande, grande. Marco, io solo campana piatta e senza riduttore. Anch'io, Marco, campana piatta e senza riduttore. Hai fatto bene a dirlo. Il mood arriva con un riduttore che si mette all'interno del deck. È un accessorio di plastica che serve a ridurre il volume interno del deck. Però io lo utilizzo sempre senza riduttore, e va benissimo, va veramente bene. Salvo, grazie a te, ho schesciato come un pazzo lunedì. Oggi mi è arrivato il Fev, mi devi un aperitivo. Salvo, appena ci becchiamo sarò contento di offrirti un bel aperitivo, te lo prometto. Marco dice, anche molto itoso, giusto Marco, è vero. The Mad Angel, ad esempio preferisco i drip tip dritti. Ok. Luigi, Antonio, pareri sulla Tachia Organic 4Pod, differenza con quello della linea 20, ti chiedo, no? Sì. Con la linea 20? Sono completamente diverse, bisogna essere... Allora, perché io ho provato, tutte e due le ho provati. Questo di qua della Organic Pod, 4Pod, della tabaccheria, è più, naturalmente, essendo più scuro questo, no? Perché questo è più scuro, non è chiaro, perché questo sporca pure. Non è per, secondo me non è adatto per le testine. È adatto per i rigenerabili, ancora questo. Perché questo sporca meno, ma sporca pure. E diciamo che come quello è più... Si sente in quello della TNT, se, a mio parere, sento è più incensoso quello. Questo è più leggermente più dolce
però si sentono anche più speziato questo rispetto a quello. Quello è dolce, questo molto più dolce, questo si sente che è organico. È diverso, cioè non riesco a spiegarlo bene, però secondo me tra i due io preferisco sempre questo di qua, però se devo utilizzarlo per tutto il giorno quello della TNT non lo batte. E tutto dipende da che cosa vuoi percepire. Se vuoi percepire più l'incenso, allora TNT. Se non vuoi più vuoi percepire meno la fase incensosa, allora questo. Io ne sento molto meno qua in incenso, anzi quasi niente, è diverso. Ok. Alex dice, anche con l'aria si basa lì, Antonio. Giusto, giusta osservazione, Alex. Esatto, vero. Però cambia anche l'atomizzatore. Ad esempio, io appena sono passato al BF con lo Speed, ogni tiro era un colpo di tosse, perché l'atomo è veramente ittoso. Esatto, Davide, giusto. Garx, io di nicotina sono passato subito da 10 che usavo nelle pod a 3-4 su rigenerabile, soprattutto dopo aver comprato lo Sprint, dove, avendo provato dei liquidi che avevo a 6, mi hanno ucciso la gola. Lo Sprint pure spacca, Garx. Alex, sì, Luigi 100 ml, a qua si riferiva ai tobacco liquor, grazie Alex. Antonio, tiri troppo da polmone, cerca di tirare più piano e da guancia. A qua Alex ti dà un consiglio. Okay. Ema, Lallo, sono anch'io della Calabria, provincia di Vibo, ma sono a Brescia da 8 anni per lavoro, ahimè. Ema, io sono ancora più terrone, provincia di Reggio Calabria, quindi proprio punta. Christian, Lallo, non ti vedo mai con un atom da polmone, a me piace ogni tanto il Latakia in polmone. Christian, non svapo a polmone, però ti capisco perché piace a tanti, quindi ti capisco. Ema, Antò, mio padre è siculo. Ah, ok, anche il papà di Ema è siciliano. Sol, Anto, se vado veloce, perdonami, ma li devo leggere tutti per rispetto dei. Leggi. Che la cosa allora, delle tue chat la più bella è questa. Sì. Che dai spazio a tutti. No. Tra un po' arriva il. Ma poi è anche San Valentino, quindi ci sta Jessica. Ma sì, oggi. Ma oggi fosse San Valentino. Ti ricordi che ci siamo sentiti? Lascia stare. Sì. Allora, Sol dice: Lallo, se prendi il Cayman V5, provalo con le coil di Isaac. Sono micidiali. Le devo provare quelle coil lì. Non l'ho mai provate. Grazie per l'indicazione. Danielino, comunque la tabaccheria lavora con il metodo della purificazione. I TNT sono distillati simili, ma soggettivo il gusto. Sempre tutto soggettivo. Sempre, certo. Cosimo, ciao Lallo, complimenti per il microfono. YouTuber professionista. Un saluto ad Antonio. Ciao Cosimo, ciao, grazie di tutto. Ciao Cosimo. Stefano 76. Ciao Lallo, ciao Stefano, ciao. Ammazza, c'è mia moglie. Marito, fai vedere il regalo che ti ho fatto per San Valentino. Gliel'ho detto, amore mio, gliel'ho detto. Hanno detto che si sente anche bene, quindi hai fatto un'ottima scelta. Stefano, ciao Alex e ciao Jessica. Ragazzi, buon San Valentino a tutta la chat. Grazie amore, grazie. Ciao Stefano, Jessica. Buonasera Cosimo. Jessica saluta Stefano e saluta Cosimo e saluta Alex. Saluta tutti. Stefano, ho comprato adesso il Bishop 2 e lo sto rigenerando. Grande Stefano, alla grande. Alex, Henry, io ho il clone del bike a V10 e gli airpin ci sono, ma vado benissimo con quello più piccolo dei tre, che mi pare sia da 1 mm. Forse 1.2, Alex, però non ti vorrei sbagliare. 1.2, quello più piccolo. Sì, poi il mio grandissimo amico Alex saluta Jessica. Iolitos, volevo prendere il V10 clone, ma aspetto se lo fanno 1-1, per il momento l'SE a palla. Anche con l'SE vai da Dio. Pachi, poche Warhammer, io me la prendo bianca, prendi la Warhammer, schesciala perché è spettacolare. No, bisogna popolarsi di Warhammer tutti quanti, ragazzi. Stefano dice, io la Warhammer ce l'ho, ho preso pure la Tomahawk che vanno una bomba. Sono d'accordo con te Stefano, anch'io ho avuto la Tomahawk che spacca. Harry, ormai ho 2 Tomahawk e una Warhammer e il circuito della BP Moods è ottimo, considerato quello che costano, sono delle box magnifiche. D'accordissimo con te, Harry.
Poi risponde a Stefano. Mia moglie saluta Harry. Stefano dice: Harry, preso anche il circuito, penso che il circuito è lo stesso. Harry saluta Jessica. Mi raccomando, fai staccare presto Lallo, che oggi dovete festeggiare. Bravo Harry, infatti sì, sto andando un po' veloce perché poi dopo sono ammazzate. Saverio, questo è il link del Coil Jig. Ah, forse c'è Saverio che ha trovato il link. Saverio, magari mandamelo su Facebook, sulla pagina di Lallo Svapo, così poi lo diramiamo a tutti, lo diamo a tutti. Pippo, della Coil Master, c'erano anche in ceramica, esatto. Pachi, ma c'erano le jig che pressavano la coil, cioè si chiudeva con basi in plastica fatto proprio apposta. Esatto, Pachi, sì, è vero. Alex, per quanto riguarda prima della bambina, ci mancherebbe, Antonio. Ti dicevo solo del televisore che si sentiva e incideva sull'audio, sulla chat, ma se hai una figlia vicino ci mancherebbe, ora meglio. Grande Alex. Davide, ciao grandissimo, ciao Davide. Mister No, ragazzi, ho iniziato a usare il riduttore sul mood e mi trovo benissimo. Hit eccezionale con coil, incanta al 28, 5 spire su punta da 2. Ok, Mister No, io mi trovo bene senza, però anche lì tutti i pareri personali. Cosimo, Lallo, quale dei FEV mi consigli per un acquisto? Cosimo, ti consiglio il FEV 4.5S+. Poi magari in seguito ti prendi anche lui. Il Fevino. Il Fevino, perché con lui, con i tabacchi, vai alla grande. Se a posto. Harry dice, esatto, Harry dice, Alex, scusa, ho letto adesso, non parlo dei vari arpin, ma dei quattro fori mediani che ci sono alla base del pin. Quelli del clone sono più grandi e leggermente ovali. Ok. Barry Travaglini, grazie Harry, grazie mille sempre di feedback. Buonasera Lallo, buonasera Antonio, grazie. Buonasera amici della chat. Ciao Barry, ciao. Ciao Barry. Saluta Barry. Garx dice, i coil jig della Coil Master si trovano, il problema è che sono a scalini da 5, quindi manca ad esempio il 2,25. Ok, poi Barry saluta Podker e saluta Cosimo. Grande Anto, siamo arrivati alla fine dei messaggi. Quello che ti volevo dire è semplicemente un grazie per essere stato qui con me, davvero. No, ma grazie a te che mi hai dato la possibilità di stare in compagnia sia con te che con tutta la chat. Questo era una cosa che mi piaceva fare da tempo e sono contento di aver avuto questa possibilità. Poi sono anche perché sei una persona che merita, te l'ho sempre detto, e poi è sempre bello passare tempo con tutti voi, comunque anche con la chat, perché tanti ragazzi, io magari qualcuno li vedo spesso, sono anche molto ferrati, ti danno tante idee oppure ti danno consigli, è bello fare le chat con voi, partecipare o comunque sia allo stesso tempo ascoltare soltanto. Quindi sono d'accordissimo con te, Anto, e sono contento di una cosa in particolar modo, che ti stai trovando bene con le rigenerazioni, perché so che hai preso il bike V10 e io ho seguito tutto il tuo iter da quando l'hai preso. Ci siamo parlati anche sulle rigenerazioni, abbiamo fatto le prove. Quindi sì, sì, cosa... mi ricordo quando, dico, ti rubo altri due minuti, mi ricordo quando mi hai aiutato quando all'inizio non riuscivo a farlo funzionare bene, no? E mi hai dato quei consigli per le spire, specialmente anche per il cotone, la quantità, la spuma, il fatto di sfumarlo. E infatti poi man mano è stato tutto un crescendo e io posso assicurare che secondo me questo tipo di atomizzatori non hanno nulla a che vedere con tutte le pod che fanno, che ormai fanno tutte pod, io ne seguo canali, sì, sono utili perché sono comode, perché magari chi si approccia a questo mondo, io capisco che usi una pod, però poi se tu ti viene la passione, allora secondo me l'alternativa è solo questa.
Sì, la pod è utile, ma questi qua sono un'altra cosa. Pienamente d'accordo con te, amico mio. Pienamente d'accordo con te. Speriamo che ce li fanno durare per tanto tempo ancora, perché sono preoccupato per il fatto della, cioè, per quello che sta succedendo in America. Poi non... speriamo che questi in Europa non si svegliano e vogliono fare tutte le pod chiuse da 2 ml, perché sennò siamo rovinati. Guarda, io sono tutto sommato sono abbastanza positivo. Comunque incrocio le dita anch'io, perché questi, questi oggetti qui per noi sono fondamentali. Eh sì. Anto, l'ultima domanda al volo, ma hai organizzato qualcosa per San Valentino stasera? Allora, ho organizzato una ceretta a casa, perché mia moglie finisce tardi, domani lavora pure, però devo adesso, ora quando chiudo devo cominciare a organizzare, faccio una sorpresina stasera, perché io sono libero, quindi ho il procinto di fare questo. E allora, amico mio, ti abbraccio, ti saluto con enorme affetto e ti lascio preparare. Va bene. La serata. Sì, l'atmosfera. Sì, infatti. Va bene. Tanto, sei stato troppo gentile. Ti ringrazio di vero cuore e sicuramente ci rivediamo qui. Sì, ci rivediamo. Ci vediamo. Un saluto a tutta la chat e buona giornata a tutti e buon San Valentino. Ciao Jessica. Grazie di cuore, Anto. Ciao Anto. Ciao. Ragazzi, allora leggo gli ultimi messaggi. Allora, Barry salutava, poi l'avevo letto, Mauro Carluccio, buonasera a tutti, ciao Mauro. Alex dice, sono 3 i fori Harry e 6 totali, quelli del liquido, dai e grande Harry. Ok, Alex dà una precisazione. Pachi, buona serata a tutti ragazzi, live pura con consigli sinceri. Grazie Pachi, grazie di vero cuore, davvero. Henry, ciao a tutti ragazzi, sempre un piacere stare con voi, un abbraccio e buoni festeggiamenti a Lallo e Jessica e a tutti gli innamorati. Grazie di cuore, amico mio. Grazie davvero di cuore, grazie. Barry saluta Alex. Christian, sei sicuro che non ha comprato il microfono con la tua carta di credito? Christian, praticamente ogni cosa che compra lei è con la mia carta di credito, però ormai da quando mi sono sposato è così. Però anche soltanto il gesto che spende i miei soldi per farmi dei regali va benissimo. Davide, bike AV10 top, concordo. Cosimo, FEV 4.5, quanti ml forse volevi dire? 4,5 ml, più o meno. Alex, sempre essere positivi, dai, sempre Alex, sempre. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. Grazie di cuore, fratellone, grazie mille. Jessica ringrazia Harry. Alex dice, ciao grande Gianluca, fratellino. Ciao fratellone, ciao, grazie davvero di tutto, grazie mille. Cosimo, io per San Valentino faccio subito l'amore e fai benissimo. L'amore bisognerebbe farlo sempre, ogni giorno. Buonasera Lallo e a tutti. Ciao Cosimo, ciao. Alex, ciao Gianluca e Jessica, buona serata, vi voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene, Alex, buona serata. Ragazzi, grazie come sempre per essere stati con me. Io continuo a godere con il mitico mood di Tellismod. Questa live l'avevo intitolata così perché il mio amico Antonio voleva qualche informazione, perché probabilmente se lo comprerà. È un atomizzatore che consiglio, a me piace veramente tanto. Nel titolo c'era anche il bike AV10, perché è l'atomizzatore che svapava Antonio, che stava rigenerando e che va molto bene. E poi ragazzi, si è parlato di tabacchi, che è il nostro nettare preferito. Mi sembra di svapà, chiudo la chat, buonanotte a tutti, ciao Anto, mitico Anto. Stefano 76, ciao a tutti, ciao Stefano. Ragazzi, chiudo e mi preparo per una nottata, per una serata più nottata di fuoco, vi ho detto tutto. Cioè praticamente va a finire che Jessica mi dà fuoco e mi butta nella spazzatura. Ragazzi, vi voglio bene, grazie per essere stati qui con me, come sempre siete meravigliosi. E ci si vede alla prossima, va bene? Buon San Valentino a tutti e ragazzi, amate le vostre donne tutti i giorni dell'anno, non solo a San Valentino, mi raccomando, perché sono la cosa più bella che ci abbiamo. Viva le donne, sempre e comunque. Vi voglio bene. Ciao ragazzi, alla prossima.